Salve a tutti, mi chiamo Daniela Giuga e oggi voglio raccontarvi la mia testimonianza dentro l'organizzazione dei Testimoni di Geova. Immagino che sicuramente ci sarà il solito testimone di Geova che appena vedrà questo video all'inizio, prima di guardarlo, già si metterà a dire: ma chissà questa qua cosa avrà combinato, l'avranno buttata fuori e si sta volendo vendicare. Ma ti consiglio di prima di giudicare di vedere il video. Allora, io comincio col dire che sono stata nei Testimoni di Geova per 32 anni perché ci sono nata. I miei genitori sono Testimoni di Geova tuttora. Ho dei familiari Testimoni di Geova, zii, sorella, fratello. E sono cresciuta uscendo in servizio con i miei genitori, andavo dalle persone a portare il nome di Geova anziché quello di Cristo, che sta scritto nella Bibbia solo questo. E piano piano crescendo mi sono iscritta prima nella scuola di Ministero Teocratico a fare i discorsetti in sala e poi sono diventata proclamatrice non battezzata fino a quando a 16 anni mi sono battezzata. Mi sono battezzata e poi facevo di tanto in tanto facevo la pioniera ausiliare, uscivo spesso comunque in servizio con le sorelle, con i fratelli. A 18 anni mi sono sposata, sono venuta in Germania, mi sono sposata con un testimone di Geova. E ho continuato anche dopo sposata, ci credevo veramente in questa organizzazione e nulla, ci credevo davvero veramente. E fin quando, dopo, nel 2014, un giorno facendo ricerche su internet, mi sono accorta che nelle riviste e nei libri dei Testimoni di Geova vi erano dei messaggi subliminali a sfondo satanico e quella cosa mi scioccò parecchio. Infatti avevo i libri a casa e li andai a vedermi, andai ad accertarmi per vedere se quei messaggi dell'internet coincidevano con quelli, con i libri che avevo io a casa, perché in questi casi i testimoni di Geova, quando c'è qualcosa di strano, dicono che sono gli apostati che dicono menzogne, mettono dubbi alle persone. Invece quei messaggi subliminali c'erano nelle riviste che avevo in casa e nei libri. Cosa che mi portò a fare ancora più ricerche e mi resi conto che la loro Bibbia, la Bibbia dei Testimoni di Geova, in cui io avevo, per me era la vera Bibbia, questa era manipolata, non era come tutte le altre. Quindi questa cosa mi spinse a dissociarmi dai Testimoni di Geova. In coscienza mi sentivo una bugiarda davanti agli altri, davanti a tutte le persone che ero stata io in servizio a portare il nome Geova. Mi dissociai e ricordo che per una settimana nemmeno dormii, non ho chiuso occhio perché pensavo a cosa avevo creduto tutto questo tempo, a un inganno, perché per me questa era la verità. Era la verità, e se questa verità alla fine è risultata una menzogna, verità non esisteva. Ma grazie a Dio poi, che mi ha messo in cuore di leggere la Bibbia, di procurarmi una Bibbia normale e di leggerla. Piano piano scoprì tante manipolazioni che loro avevano fatto, che tante aggiunte nella Bibbia, questo nome di Geova introdotto tante volte. E insomma, mi dissociai e poi ho detto,
Mi senti di... Era giusto dire alla mia famiglia di... che questa mia decisione, che questa mia decisione già sapevo a cosa andava incontro. Questa decisione mi ha portato ad allontanarmi da tutte le persone mie care, tutti i miei amici d'infanzia, che da quando mi sono dissociata nemmeno mi guardano più. I miei familiari pure mi hanno, si può dire, distrutto i rapporti perché adesso non è più come prima, non possono più stare con me. Ad esempio, mia sorella si è sposata e nemmeno mi ha potuta invitare al matrimonio. Sono stata lì a trovarli e nemmeno mi ha fatto entrare nemmeno in casa perché questo comporta essere un testimone di Geova. Che non può stare con i familiari disassociati, lo dicono le pubblicazioni. Ma questo lo sapevo io. Infatti, quando io mi sono sposata, allora che avevo 18 anni, quando mi sono sposata avevo anch'io la sorella più grande che era disassociata, nemmeno io l'ho potuta invitare al mio matrimonio e questo me ne sono pentita perché adesso so veramente come stanno le cose. E questo comporta essere un ex testimone di Geova, essere allontanata da tutti. Quando ti incontrano per strada nemmeno ti guardano, nemmeno ti salutano, sei trasparente. E ti distruggono tutta la vita. Però io ringrazio a Dio che mi ha dato anche altri nuovi amici, perciò mi dispiace per loro che si comportano così, che non mi guardano più in faccia, questi amici, questi parenti, la maggior parte. E questa è una cosa veramente, io consiglio di non aderire a chi studia con loro, di stare molto attenti. E adesso ho preso un po' di appunti, gli ho scritti così un pochino così non mi dimentico perché le cose da dire veramente sono tante. Per esempio, come si vive nell'organizzazione dei testimoni di Geova? Qua mi sono appuntata qualcosa. C'è da dire che il 70% di loro sono depressi. Tra di loro infatti c'è un'apparenza di amore, però in realtà non è amore, è un finto amore, perché è un finto amore ipocrita, perché tra loro si sparlano a vicenda, specialmente le sorelle. Poi una cosa che mi è rimasta impressa, che una volta all'anno fanno la commemorazione nelle varie sale. E vedi le sorelle che fanno la corsa a comprarsi il vestito più bello per apparire una migliore dell'altra. Questo vale pure per le assemblee che tengono 2 o 3 volte l'anno. Io pure ero così, che mi piaceva comprare vestiti, sempre fare una gara di carnalità alla fine, perché è una cosa che non onora Dio. Nelle commemorazioni, una volta l'anno, invece di commemorare Gesù, la commemorazione della morte di Gesù, queste sorelle che si mettono il vestito per apparire una più bella dell'altra, non è una cosa bella che fa onore a Dio, di certo. Cosa dire? Poi pure quando escono in servizio, il loro servizio qual è? Farsi la passeggiata, uscire un'ora e mezza, 2 ore, ecco, e cosa si fa in quest'ora e mezza, in 2 ore? Si parla così del più e del meno, si parla di quella sorella, di cosa ha fatto quell'altra sorella, di cosa è successo. Ma chi vogliamo prendere in giro? Vogliamo prendere in giro Dio? Di certo Dio non se ne fa niente di queste ore che poi dopo un mese, alla fine del mese li devi andare a mandare alla centrale per accumulare le ore. Si esce solo per questo. Alla fine, veramente, vedendo
A conti fatti, questa organizzazione è solo un'ipocrisia. E consiglio a tutti i testimoni di Geova veramente di farsi delle domande, di porsi delle domande, perché loro dicono che l'organizzazione, i vertici dicono che le domande, i dubbi li crea il diavolo per allontanarti da Geova, ma invece non è vero, i dubbi li crea anche Dio. Per farti ragionare un po' e per farti capire l'inganno. Infatti la Bibbia dice accertatevi di ogni sorta di cosa. Questo non solo, cari testimoni di Geova, vale per le persone che andate a cercare per portarli all'interno dell'organizzazione. Questo qua vale soprattutto per voi, perché voi siete ingannati e veramente bisogna che apriate gli occhi.